venivamo da 300, da più di 3 secoli di dominazione papalina, che avevano ridotto la città in uno stato avvilente. L'insurrezione ufficialmente parte il 9 di giugno. L'atteggiamento, diciamo, del Papa divenne subito chiaro. Perugia è pressoché sola. I papalini sciamarono verso la città. Entrarono in città e si abbandonarono al saccheggio, alla violenza. La prova dei fatti fu che in quel momento a cadere 21 furono i ceti popolari, uomini e donne. Il 20 giugno rappresenta questo sostanzialmente. Tutti quei popoli che in ogni angolo del pianeta lottano per la loro libertà. Il contesto internazionale è quello dell'Europa dopo il congresso di Vienna, del risorgimenti europei, dell'Europa romantica, dell'Europa dei popoli, che non ci stavano a rimettere indietro le lancette dell'orologio a prima della rivoluzione francese e quindi dell'età napoleonica, che aveva suscitato tanti entusiasmi. Il contesto nazionale è naturalmente quello di un'Italia divisa, frammentata, che vede negli austriaci che occupano il Lombardo-Veneto il nemico da espellere dall'Italia e quindi il nemico numero uno per l'unificazione italiana. La grande svolta avviene nel 1946, le grandi speranze che hanno illuso gran parte dei patrioti italiani. Questo Papa auspicato e voluto dalla Gioberti, che sembrava un Papa liberale, Pio IX, il quale in quel momento si lascia trascinare dall'entusiasmo perché tutti inneggiavano al suo nome, ma che poi evidentemente viene rassorbito dagli elementi più, diciamo, reazionari della Curia, e dopo una primitiva apertura a delle riforme che sembravano aprire ai laici una parte, anche se non la parte più importante, dell'amministrazione dello Stato, c'è la chiusura. Per quanto riguarda l'Umbria, la realtà è profondamente, diciamo, retrograda e arretrata. Fra le terre del Papa forse è la più isolata, è la terra meno conosciuta anche dagli altri italiani, che difficilmente vengono in Umbria. L'Umbria non ha vie di comunicazione. L'Umbria sembra una terra abbandonata, con delle strutture antichissime, obsolete, con la maggior parte della terra in proprietà di grandi proprietari fondiari e del clero. C'è una frase di Cavour che spiega che cosa fosse l'Umbria. Era una regione intisichita, la chiamò, dal preso dei tanti frati e preti che c'erano. Abbiamo in alcuni punti della regione un analfabetismo che toccava il 98% della popolazione. A Perugia c'erano pochissime scuole in mano agli ecclesiastici, i nobili avevano il collegio Pio della Sapienza oppure facevano studiare i figli a casa con i precettori che venivano dalle altre regioni. Per il resto era un nulla. Noi venivamo da 300, da più di 3 secoli di dominazione papalina, che avevano ridotto la città in uno stato avvilente, avvilente. C'erano più di 2000 persone che vivevano di elemosina. Era una situazione, si moriva di tifo. C'erano i residui di quello che era un grande passato, ma c'erano le prove, la testimonianza di quella che era anche una grandissima miseria. Poveri dovunque, soprattutto davanti alle chiese, una realtà economica completamente asfittica in cui non c'era nessuna possibilità di sviluppo. Sono arrivata a Perugia il 15 giugno 1860,
tre giorni prima del sanguinoso anniversario dei massacri perpetuati da Schindt. Percorremmo a sinistra un viale deserto, nel quale notai una bella fontana monumentale, chiamata Fonte Vegge. Nulla di più pittoresco e di più triste che questa vecchia e nefasta Perugia. La collina sulla quale è costruita domina una superba vallata, bagnata dal Tevere. Questo fiume, il cui nome evoca lo spettro di Roma e lo fa incombere terribile davanti a noi, scorre lontano da Perugia. Il perimetro della città è grande circa come quello di Firenze. Non una strada, fatta eccezione per il corso, è allineata. Le case si sporgono, per così dire, a caso. I bastioni coperti di vegetazione. Questo clima, insomma, di speranza e di delusione, di veder quasi raggiunto un obiettivo, che era un obiettivo ambizioso, ma che aveva poche fondamenti per essere realizzato, cioè quel progetto giobertiano di una Italia confederale sotto l'egida del pontefice, no, che appunto gli animi si inaspriscono, la censura diventa ancora più forte, i controlli sono sempre più intensi e si crea appunto in città, nel decennio che prepara l'unificazione, un clima di rivolta, no, che appunto trova poi nell'immediato il suo detonatore nella terza guerra di indipendenza. Perugia era stata ormai da secoli una città sottoposta forzatamente al dominio pontificio, che appunto come espressione di questo dominio costruì la Rocca Paolina al posto delle case dei Baglioni, signori che tentarono di ribellarsi. Per i perugini è sempre stata una piccola Bastiglia, perché in tutte le occasioni di ribellione, e ce ne sono state tante nel corso sia del Settecento che dell'Ottocento, la Rocca Paolina veniva attaccata, perché era il simbolo di un dominio che aveva schiacciato completamente quella che era una realtà, fino a quel momento, almeno fino al Seicento, florida e importante. Tutto comincia naturalmente a essere messo in discussione con la rottura di questo antico regime, no, favorito dalle truppe napoleoniche che entrano nel 1797 nella città, no, e instaurano la cosiddetta Repubblica Giacobina. Da questi giacobini, fra virgolette, perché furono chiamati così dispregiativamente da rivali politici, nasce la classe politica che sarà alla base di tutte le battaglie del Risorgimento. Un periodo nuovo in cui, ecco, sentimenti di libertà, sentimenti di tolleranza, assolutamente di solidarietà, no? Ecco, si veicolano attraverso quelle che poi nell'età, a partire dall'età napoleonica, saranno dei veri e propri club, delle associazioni. Le logge massoniche svolgono un ruolo importantissimo nella diffusione di questa cultura illuminista, di questa cultura razionalista, ma cresce anche nella città una borghesia delle professioni, avvocati, notai, medici, che appunto, come tutti gli altri popoli europei, come tutti gli altri nelle altre parti della penisola italiana e dell'Europa, no, hanno respirato quest'aria nuova portata appunto dalle idee rivoluzionarie e naturalmente, ecco, non sono così entusiasti, ecco, di vivere sotto un regime che controlla la stampa, che non ha libertà di stampa e che tutto sommato ancora, no, è incentrato su una ritualità quasi controriformistica, no, una città fatta di riti, di devozioni, di processioni, ecco, che sostanzialmente, insomma, no, non sono più adeguate ad aprire la città, no, a questo vento della modernità che sta attraversando tutti i popoli della penisola, ma anche, appunto, dicevo, in un contesto europeo. Sono due gli elementi che si innestano di malcontento. Uno è la fame, che però nello Stato Pontificio era atavica, perché c'era sempre stata. Dall'altra parte è il risentimento di queste classi acculturate che volevano uno spazio, perché sapevano di avere il potere intellettuale e culturale,
perché dominavano all'interno delle università, però non avevano il potere di dire la loro sull'amministrazione locale. Nel 1831 Perugia avrà un ruolo fondamentale, perché gli studenti dell'Ateneo Perugino andarono a combattere a Bologna contro gli austriaci. E molto più, diciamo, a ridosso degli eventi del 20 giugno c'è naturalmente la Repubblica Romana del 49, che è un evento importantissimo, perché senza quel linguaggio, senza quelle aperture, senza quella Costituzione, senza l'apporto che i perugini dettero a quell'esperienza, sarebbe complicato, difficile inquadrare, no, quello che è l'evento cardine del Risorgimento in Umbria e a Perugia, cioè le stragi del 20 giugno 1859. Nel 59 l'atmosfera è profondamente cambiata, perché i gruppi radicali, i mazziniani puri, rimangono nell'ombra, in quanto l'iniziativa, è ovvio, passa alla corona e passa ai Savoia. Nel 1859 scoppia la seconda guerra d'indipendenza e quasi 800 perugini accorrono volontari nell'esercito sardo per combattere, appunto, per la liberazione degli dal giogo austriaco della nostra penisola. A Perugia è pronto un comitato insurrezionale collegato alla Società Nazionale, che era un'associazione nata a Torino nel 1857 ad opera di Daniele Manin e Giuseppe La Farina. Qual era l'obiettivo di questa associazione? Quella di unificare l'Italia sotto l'egida della dinastia dei Savoia. Dunque l'insurrezione ufficialmente parte il 9 di giugno, ma è un'insurrezione pacifica. Ovviamente in città c'era grandissimo fermento, perché si aspettava l'esercito piemontese che prima o poi sarebbe dovuto arrivare, e si aspettavano soprattutto notizie da Bologna e poi dalle Marche, notizie che portarono ad una insurrezione forse precoce, però c'era la speranza che prima o poi i piemontesi, che erano acquartierati nella zona di Chiusi e quindi intorno al lago Trasimeno, sarebbero comunque intervenuti. Ed eccoci giunti al 1859. Il famoso 20 giugno di Perugia incomincia in effetti sei giorni prima, quando, alle ore 11 del mattino di martedì 14 di quel mese, di quell'anno mirabile, tra le acclamazioni della folla che gremiva il corso, Francesco Guardabassi, Zefferino Faina e Tiberio Berardi si inoltrarono decisamente nel Palazzo dei Priori e, raggiunti da Nicola Danzetta e da Carlo Bruschi, salirono a irrompere nella sala dove il delegato apostolico, Monsignor Giordani, teneva consiglio. Alle ore 1 del mattino aveva telegrafato al Cardinale Antonelli a Roma che le cose a Perugia si mettevano male assai, che con i 500 cacciatori a sua disposizione non poteva fare granché. Chiedeva istruzioni. Le istruzioni gli erano giunte al mattino, tenesse duro e, al caso, ripiegasse su Città della Pieve o su Orvieto. Intanto lui, Antonelli, provvedeva subito ad avviare 2000 svizzeri su Perugia per domarla. Il delegato del Papa si allontana dalla città, si rifugia a Foligno. Vescovo della città era Monsignor Gioacchino Pecci, che poi di lì a poco diventerà Papa col nome di Leone XIII, che non fugge dalla città, resta in città e, diciamo, avverte la segreteria di Stato del pericolo che si stava addensando. A Perugia, intanto, nessuno perse con la speranza la calma. La decisione di difendersi non ebbe oppositori. La rivolta era stata scatenata forse troppo a cuor leggero, fidando sull'esempio dei toscani, che si erano così facilmente liberati del Granduca, e su quello di Bologna e delle Romagne, dove i presidi del Papa si erano ritirati senza spargere gran sangue. Dimenticavano i perugini che a Roma, per antica tradizione, Perugia era sempre guardata con occhio severo. Scesero in piazza grandi manifestazioni lungo il corso, vennero
illuminate tutte le finestre, apparve ovunque il tricolore, le speranze erano tante. Certo, cambiare in pochissimi giorni un governo che durava da 4 secoli era un tentativo in pratica impossibile da realizzarsi, anche perché nella Rocca Paolina c'era ancora la guarnigione pontificia. Gli sbirri erano ancora a Palazzo dei Priori. Il segretario di Stato, Antonielli, aveva dato un ordine che risaliva al Medioevo, l'ordine del saccheggio, perché Perugia era nuovamente una città ribelle e desecranda e quindi doveva essere pulita in maniera esemplare, per dare appunto l'esempio a tutte le altre cittadine, non solo dell'Umbria, ma anche del Lazio e delle Marche, perché non si ribellassero. Il 20 giugno pioveva dirotto, 800 giovani erano già partiti per combattere con i volontari nella seconda guerra d'indipendenza e quindi erano al nord. In città ne erano rimasti sì e no 500 validi difensori armati con gli schioppi, con i fucili da caccia. Perché? Perché dalla Toscana dovevano arrivare le armi. Queste armi arrivarono, ma arrivarono in 19. In più erano armi ingrassate, per cui non erano in funzione. Passarono i perugini la notte alla sala dei notari per pulire queste armi. Quello che aveva più esperienza in campo era Giuseppe Danzetta, che guarda caso era medico. Ma c'è Carlo Bruschi, che è l'effettivo difensore della città, perché quando si rese conto che di questi 400 fucili erano stati riattivati solo 290, si rese conto che bisognava dividersi in gruppi per poter tentare almeno di ostacolare l'avanzata che veniva su dalle campagne, quindi dai borghi, da Ponte San Giovanni, eccetera, degli svizzeri. Quindi abbiamo una prima difesa, ovviamente non c'è l'artiglieria, non c'è niente, perché sono perugini armati con gli schioppi di casa, che una prima linea che combatte al frontone. La seconda linea è oltre la porta di Duccio, che è la famosa porta di San Pietro. Perugia è pressoché sola. L'aiuto di Casa Savoia era da escludersi, perché questi non erano i patti che Cavour aveva fatto con i francesi, con Napoleone III. Perugia fu aiutata soprattutto dai popolani dei ponti, che sono anche le prime vittime. Qui caddero i primi due difensori della città, che il caso volle si trattasse di un cittadino di Ponte San Giovanni, Pietro Cestellini, e un cittadino di Ponte Felcino, Vincenzo Meniconi, tutti e due sui 30 anni. La battaglia durò grosso modo 3 ore, sempre sotto la pioggia, quindi uno si rende conto di quanto fosse difficile armare un fucile, che quella polvere si bagnava. La strada che va dal frontone all'arco era pressoché priva di abitazioni, perché era una zona ancora non urbanizzata nella maniera più totale ed assoluta. Quindi fu una difesa storica. Si parla di questo muratore che aprì probabilmente una porta facendo entrare le truppe a San Pietro. San Pietro, dove c'è il ruolo importante giocato dall'abate del monastero di San Pietro. Il monaco ci indicò la cassa d'organo collocata molto in alto, a destra della navata, e che è contigua ad una finestra ogivale. È in questo organo, mi disse il professore Boschi, che si nascosero i 6 combattenti della vinta insurrezione, scappati al massacro. Fra questi c'era il figlio del conte Guardabassi, presidente del governo provvisorio. Un giovane monaco migliore degli altri, capì che sarebbe stato gradito a Dio sottrarre qualche vittima alla vendetta papale. Soccorse furtivamente gli sfortunati, fra cui 2 erano feriti. I soldati svizzeri, brilli di vino e di sangue,
gremirono la chiesa e la perquisirono di cappella in cappella. Dimenticarono la cassa d'organo. I proscritti restarono là diversi giorni. Infine, una notte, mediante delle corde che gli aveva procurato il monaco, riuscirono a scappare per una delle finestre ogivali. Il Perugini non solo saranno sempre grati, no, ai frati benedettini, ai monaci benedettini, ma anche diciamo poi il nuovo governo sarà consapevole di questo evento e non sopprimerà il monastero di San Pietro, al contrario di tanti altri chiese e conventi che vennero soppressi, fino a quando l'ultimo monaco presente agli eventi della liberazione fosse presente all'interno dell'abbazia. La difesa avviene tra la porta di San Pietro e il resto del borgo. Qui è una difesa popolare, perché la gente sale sui tetti, tira tutto quello che era possibile tirare dai tetti, tegole, le cocce. Gli svizzeri dilagano dentro e c'è una serie di episodi efferati, perché entrano per esempio dentro il convento delle derelitte e feriscono un'infermiera. Quattro donne vengono assassinate, che poi chiedevano di essere risparmiate perché erano del tutto inermi. I combattenti, quelli che combattevano con le armi in pugno, riuscirono a scappare. I cittadini inermi, gran parte malati, persone vecchie, che pensavano di essere al sicuro dentro casa, non furono risparmiate. Appena si trovarono tra le case, in una vera via cittadina, agli svizzeri ribalenò l'infame promessa che li aveva sostenuti lungo le dure e lunghe miglia da Roma. A gruppi incominciarono, tra bestemmie schioppettate, a sparare nelle serrature, a sfondare porte di abitazioni e negozi. I loro stessi spari li avranno probabilmente eccitati, vieppiù inculcando col fracasso il sospetto di avere ancora davanti un nemico. Penetrati nelle case, non trovarono, naturalmente, che persone in ginocchio che imploravano mercè. Anche questo li eccitò. I più ingordi si gettarono sulle masserizie, urlando oro, mettevano a prezzo la propria magnanimità. Spesso nemmeno il prezzo pagato placava gli animi. Il fabbro Passerini e la moglie perirono dopo aver versato tutto ciò che avevano. I più tristi sparavano senz'altro ferendo e uccidendo, o si divertivano a trafiggere con la lama della baionetta senza uccidere, o senza uccidere subito. Non risparmiarono né il convento delle derelitte, né l'ospizio degli orfani, né le chiese. Di Perugini inermi ne furono trucidati una venticinquina, e molti più furono, naturalmente, i feriti. Qualche ufficiale fu visto intercedere per salvare la vita di qualche innocente, ma furono casi isolati. Nessun ufficiale seppe far ritenere il fuoco quando il segretario comunale, Giuseppe Porta, avanzò sventolando un panno bianco per far strada ai rappresentanti del comune che cercavano di arrendere la città già arresa. Cadde crivellato. Nessun ufficiale si presentò in comune per prendere il comando della città e impedire il saccheggio degli stessi uffici, sicché anche il palazzo dei priori fu percorso e devastato. Si ebbe l'impressione che Schmidt stesso avesse timore della sua bella soldatesca. I labari ricordano proprio ogni luogo dove è avvenuta il singolo episodio, per cui ce ne sono alcuni che raccontano delle case, dei conventi, della farmacia, del bar, delle botteghe. Ogni labaro veniva appeso nel luogo dove avvenne l'eccidio. I papalini sciamarono verso la città, bramosi di fare saccheggio, ed entrarono, tra gli altri luoghi, nella locanda di Francia, che era diciamo in fondo alle scalette di Sant'Ercolano, dove c'era, tra gli altri, una famiglia statunitense. Era la famiglia di Edward Newton Perkins, la moglie, due figlie, due amiche di famiglia e la figlia di una delle due amiche di famiglia.
i papalini si riversarono avvinazzati anche all'interno della locanda, depredarono e spaventarono questi turisti. Nelle ore successive Perkins ottenne il lasciapassare per raggiungere Firenze e non appena giunsero a Cortona il Perkins mandò una lettera all'ambasciatore Stockton che era presso il Vaticano, all'ambasciatore USA, mentre la signorina Cleveland scrisse proprio un articolo narrando per filo e per segno quello che era successo, la brutalità dei soldati, le uccisioni che erano state fatte lo mandò al Times di Londra. I giornali ovviamente pubblicarono questa cosa e lo pubblicò anche il New York Times, che ottenne la relazione che Perkins aveva mandato all'ambasciatore Stockton, per cui questa notizia deflagrò in tutta Europa, tutte le corti d'Europa. Il cardinale Giacomo Antonelli negò che fossero avvenuti questi fatti e poi invece dovette fare marcia indietro, perché le testimonianze erano numerose, univoche e convergenti. Nel fare il suo rapporto, Schmidt si era guardato bene, naturalmente, dall'informare Roma del saccheggio e della strage. Sicché a Roma, quando la notizia giunse di seconda mano, Antonelli la negò e la dileggiò. Sulla strada del diniego spinse, ahimè, anche il Santo Padre, sicché dalla bocca sua veneranda si sentì proclamare urbi et orbi che le stragi di Perugia erano immaginarie e menzognere. Una lacrima sui trucidati inermi, magari chiamando le vittime di truppa che aveva perso il controllo, avrebbe forse medicato la piaga. La menzogna di quel menzognere la inasprì. L'esito della rivolta, sostanzialmente in mancanza degli aiuti che erano stati promessi dalla vicina Toscana, era segnata, nel senso che i mercenari reclutati dal Papa erano troppo ben organizzati, troppo ben armati e troppo violenti per essere per trovare una resistenza, che pure ci fu, straordinaria, eroica, ma assolutamente non in grado di fermare questa orda di soldati mercenari. La restaurazione nel 59, subito dopo i fatti, fu fortissima. Il famoso cardinal Pecci, che poi sarà Papa Leone XIII, che era l'autorità somma religiosa della città, aprì le porte del Duomo celebrando il Te Deum solo in onore dei caduti svizzeri, mentre i caduti perugini furono raccolti per le strade solo il giorno successivo. Fu ripristinato, come sapete, lo stato antecedente, per cui venne rimandato il legato pontificio e si ritornò sotto il dominio papalino. Da lì inizia proprio un comportamento della città che, per esempio, si rifiuta di partecipare a cerimonie come il carnevale, per esempio. Il carnevale non viene più vissuto come veniva vissuto una volta. Ci fu, uno sciopero civile, chiamiamolo così, una ribellione civile che durò per molti anni. Le perugine parteciparono in una maniera molto attiva quando dovettero celebrare l'anniversario delle stragi perugine, subito nel 1860, perché animarono le grandi manifestazioni che i perugini fecero in ricordo dei caduti al cimitero, visto che non le potevano fare in città, perché ovviamente c'erano le guardie e l'esercito pontificio. Questa memoria venne, coltivata sempre negli anni, finché si arrivò all'anniversario, ai 50 anni delle stragi, e si era deciso da tempo di costruire un monumento al 20 giugno, proprio davanti ai giardini del Frontone. E lì fu costruito il monumento ad opera dello scultore Frenguelli. L'idea di un monumento al 20 giugno è partita immediatamente dopo i fatti. Poi ci sono stati dei tempi tecnici per la scelta dei progetti, la commissione
che doveva soprintendere appunto alla definizione del monumento, come doveva essere fatto e quale fosse il progetto più convincente. Quindi diciamo che il progetto curato dall'ingegnere Ettore Salvatori ha visto la sua nascita nel 1909, questo qui di Borgo 20 Giugno. Vediamo che sotto gli artigli del grifo c'è una tiara papale, una tiara che viene, diciamo così, lacerata dalle unghie del mitico animale che rappresenta la città di Perugia, il totem di Perugia. Quando il regime fascista sottoscrisse con il Vaticano i patti lateranensi, la fine della questione romana praticamente, al posto della tiara venne messo un mattone, perché confliggeva, diciamo, con le idee del regime fascista. Dopo la liberazione, come si vede dal monumento adesso, la tiara ha ripreso il suo posto tra le grinfie del grifo. Il 20 giugno rappresenta questo sostanzialmente: tutti quei popoli che in ogni angolo del pianeta lottano per la loro libertà. Questo è sostanzialmente il 20 giugno. E a questo 20 giugno si aggiunge poi il 20 giugno del 44, quando, grazie anche alla lotta di resistenza, la città viene liberata. Il 20 giugno non è l'anniversario di una sconfitta, è la nascita di una coscienza civile della nuova Perugia. Il frontone ha questa valenza. Se voi guardate come è strutturato, ci sono due popolani armati che combattono. Questo è il riconoscimento alla guerra di popolo combattuta in quelle tre ore. Uno c'ha addirittura il grembiule, come se fosse uscito dalla falegnameria o dall'officina del fabbro. Il frontone è il simbolo della ritrovata, pur nella sconfitta, ritrovata libertà perugina. È una parte della società che guarda ad un orizzonte che è di conservazione sostanzialmente dell'esistente, e c'è una parte della società che invece ha sempre guardato ad un orizzonte di cambiamento, di progresso, di emancipazione. Noi siamo con questa ultima parte qui, perché pensiamo che sia giusto raggiungere, come dire, dei livelli di libertà, di giustizia e di uguaglianza, come propugnava la rivoluzione francese, che siano sempre attuali, non relegati a un ricordo del passato. Forte quel giorno a Perugia, sui toppi tra i fior de ginestre, tutte chiuse da già le finestre, quanti svizzeri stanno arrivando, non c'è manco che si primavera. Il cielo è pieno di gran nugolone, tutti a guarda dal mur del frontone e si sentono il cuore a tremare. Un tratto comincia gli schioppi, mille botti sparati a mitraglia, come i toni tra la nugolaia, c'è chi piange, chi cade al den giù. Forza freghi, fuggite entro il borgo, nascondete vedrento al convento.
da già svizzeri pieno il travento, come i cani da caccia gli do. Ed entrati svizzeri a forza dal convento laggiù di San Pietro, tanti preghi corrivano dietro, ma in cantina son giti a finire. Si fraidi di vino e di rabbia, ho bussato da tutte le porte, la paura ha portato e la morte, i soldati del Papa romano. Ma davvero non è primavera, che Perugia comincia l'inferno, i soldati han portato l'inferno, zitto e muta armando la città. Cielo giran via i nuvoloni, armi rosa fiorì le ginestre, supriranno balconi.